Times when you might feel aimless, you can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. Un caro saluto a tutti voi, un bene ritrovati ancora una volta insieme per la preghiera in famiglia nel tempo dell'avvento, ce lo siamo ricordati più volte, in una giornata ci sono 96 quarti d'ora. Uno lo vogliamo dedicare al Signore con questo momento che vi proponiamo sera dopo sera in preparazione al Natale. Anche questa sera siamo ospiti della famiglia Salis, che ringrazio per l'ospitalità. Siamo insieme a Camilla, Michele, Gianluigi, Enrica e Claudio, ma ricordiamoci che c'è anche Benedetta, e con loro anche questa sera... Vogliamo iniziare la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La gioia che viene da quel Gesù che aspettiamo in questo avvento sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Invochiamo insieme il dono dello Spirito perché ci aiuti a vivere intensamente questa nostra preghiera. Insieme. Vieni Santo Spirito. Riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Arriviamo al momento del lume, della corona dell'avvento che vogliamo accendere insieme, il vostro lume, pronti insieme con noi fra un istante, come sempre ci introduciamo con lo stacchetto. Sì. Signore a salvarci, che rimani con noi. Pronti ad accendere le tre candele, vi ricordo i nomi di queste tre candele: la candela della profezia, la candela di Betlemme e questa settimana la candela dei pastori. Questa sera le tre candele le accende Mamma Enrica e legge la breve, la breve preghiera del beato Newman Claudio. Possiamo procedere. Guidami, luce gentile, in mezzo alle tenebre, guidami tu. Buia è, la notte della, buia è la notte e la mia casa è lontana, guidami tu. Guidami, luce gentile, in mezzo alle tenebre, guidami tu. In passato non pensavo così né ti pregavo, guidami tu. Amavo la luce del giorno e senza timore cedevo l'orgoglio. Non ricordare, ti prego, il passato. Dopo aver fatto nostre queste parole, dopo aver acceso le tre candele, ora l'intenzione che vogliamo dare a questa nostra preghiera insieme a tutte quelle che ognuno di noi porta con sé. Questa sera vogliamo pregare per tutti i lavoratori, per coloro che hanno un lavoro e per coloro che l'hanno perso, per coloro che lo stanno cercando, magari per la prima volta dopo l'esperienza scolastica, ma anche per coloro che avendolo perso lo stanno cercando di nuovo. Vogliamo veramente ricordare tutte le persone che quotidianamente sono impegnate nel mondo del lavoro. Mentre ora insieme a Camilla vogliamo fare la preghiera che come ricordiamo ci introduce sempre poi nel Vangelo che andremo a ricordare. Serve il microfono perché Camilla possa leggere e proporci la preghiera. Signore Gesù, non possiamo nasconderlo né a noi stessi né tantomeno a te. Le esigenze di un amore senza condizioni ci mettono in difficoltà e talora ci fanno sentire sciocchi. Donaci il tuo spirito di sapienza ed intelligenza per entrare nella logica del tuo Vangelo di misericordia, che non giustifica il male, ma sceglie di privilegiare sempre la via della previa accoglienza per aprire la porta della serena conversione. Della, della serena conversione. Vieni, Signore Gesù. Aprire la porta della serena conversione. Stiamo vivendo l'anno santo straordinario della misericordia che domanda a tutti noi ogni giorno di fare un piccolo passo per convertire, per cambiare, per rendere nuovo e bello il nostro cuore. Ora ci apprestiamo ad ascoltare la parola del Signore nel Vangelo della liturgia di domani, Vangelo che vogliamo introdurre con il canto dell'Alleluia. Vangelo del mercoledì della terza settimana di avvento, Luca capitolo 7 versetti 19-23. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te o oh Signore. In quel tempo Giovanni, chiamati due dei suoi discepoli, li mandò a dire al Signore sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero, Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta. Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vogliamo metterci in ascolto delle parole che Don Luca Sardella anche questa sera ci propone nella breve riflessione del Vangelo. L'incontro personale con Gesù restituisce novità alla nostra umanità. Lo evidenzia bene la pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono. Il contatto con Gesù non lascia immutati, ma cambia, trasforma. Potremmo dire che la prossimità di Dio alla nostra storia fa entrare la vita lì dove sembra soltanto regnare buio, tenebra e morte. Sei tu colui che deve venire? domanda Giovanni Battista. Giovanni indaga sull'identità di Gesù. Ma a quella domanda il Signore non risponde a parole. C'è una rivelazione che avviene con sguardi e con gesti di prossimità. L'identità di Dio è una prossimità che risana, che guarisce, che fa fiorire l'umanità di chi incontra. Prossimità che diventa nello stesso tempo responsabilità del bene e dell'esistenza dell'altro. Imparare per noi il cuore di Dio significa allora lasciarsi educare da Lui a fare sempre più nostri i passi di prossimità. Per questo occorre vigilare, occorre vigilare tanto sui nostri legami, quando rischia di insidiarsi la tentazione di vivere relazioni esclusive e nello stesso tempo escludenti. È il segno che qualcosa va cambiato, è il segno che qualcosa deve essere modificato. La prossimità di Dio è sempre apertura, mai una chiusura escludente o autoreferenziale. Mentre diciamo grazie ancora a Don Luca per le parole che ci ha donato, siamo al momento del segno, anche se non abbiamo un segno visibile, plastico, perché stiamo vedendo insieme le sette opere di misericordia spirituale. Avvi arriviamo alla all'opera consolare gli afflitti. Credo che sia capitato a tutti di dover consolare persone che magari hanno subito la perdita di un proprio caro o persone che sono state segnate anche per una malattia in maniera eh, non facile da accettare. Allora non dimentichiamolo, forse tante volte, e ve lo dico per esperienza, siamo più preoccupati delle parole da dover dire in casi come questi che non dal fatto di essere presenti, di far sentire la nostra presenza. Questo vale più di tante parole che forse sono parole di circostanza ma che non dicono niente, mentre può essere più importante il prendere per mano, il dare un abbraccio, il dire guarda che ci sono se hai qualsiasi necessità consolare gli afflitti, consolare coloro che sono nel pianto, consolare coloro che nel cammino della loro vita si imbattono in un momento di difficoltà. Sia questo l'impegno di tutti noi. Mentre ora andiamo ad ascoltare un'altra preghiera che Papa Francesco ha pronunciato a Cagliari, incontrando coloro che vivono quotidianamente l'esperienza del lavoro, coloro che hanno un lavoro e coloro che lo hanno perso. E proprio a Cagliari, il 22 settembre del 2013, Papa Francesco concludendo il suo incontro, così pregò e noi vogliamo riascoltare quelle parole dalla voce di Papa Gianluigi. Signore Dio, guardaci, guarda le nostre città, guarda le nostre famiglie. Signore, a te è mancato il lavoro. non è mancato il lavoro, hai fatto il falegname, eri felice. Signore, ci manca il lavoro, gli idoli vogliono rubarci la dignità, i sistemi ingiusti vogliono rubarci la speranza. Signore, non ci lasciare soli, aiutaci ad aiutarci fra noi, che dimentichiamo un po' l'egoismo e sentiamo nel cuore il noi noi popolo che vuole andare avanti. Signore Gesù, a te non mancò il lavoro, dacci lavoro e insegnaci a lottare per il lavoro e benedici tutti noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bella questa preghiera che, tra l'altro, lo ricordo perché lo seguimmo in diretta, il Papa pronunciò a braccio una preghiera nata dal cuore di Papa Francesco una preghiera che dice una volta di più la grande attenzione, la grande vicinanza del Papa per quanti vivono il problema, il dramma talvolta del non avere lavoro. Il Papa dice mancanza di dignità perché è giusto che ogni papà, ogni mamma abbia il pane quotidiano guadagnato con il sudore della fronte. Vogliamo ricordarci allora, come dicevamo in apertura, per tutti i lavoratori e per coloro che sono alla ricerca di un lavoro, per le persone che non hanno un lavoro. E lo facciamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, rivolgendoci a nostro Padre, a Dio nostro Papà. Insieme, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vogliamo ora invocare la benedizione del Signore su questa famiglia e su tutti noi che da casa abbiamo seguito, ci siamo uniti in questa preghiera. Possa la strada venirti incontro, possa il vento sospingerti dolcemente, possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizioni, possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo tempo, possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano, fino al nostro prossimo incontro e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Bene, grazie ancora alla famiglia Salis che ha pregato con noi, ci ha aiutati nella nostra preghiera in cammino verso il Natale. Io ora vi lascio alla preghiera che ogni martedì sera si tiene in diretta, in preghiera con Telepace per Telepace. Vi ricordo che questa preghiera viene riproposta domani alle 12.05 e i testi della nostra preghiera li potete trovare sul sito telepace.it. Buona serata, buona continuazione di preghiera e a domani. Sei bambino, nel Natale è il nostro destino, tu padrone dei cieli e dei popoli, tu l'altissimo dio degli eserciti, sei qua giù, tu minuscolo, sei qua giù indifeso in mezzo a noi. Tu sei bambino, tu sei bambino, solo paglia il tuo cuscino, tu sei bambino. Venire qua giù dalle lacrime, il tuo amore incredibile, ma sei sceso giù dal paradiso, grazie, che sei venuto qua giù a condividere.